Allora, buongiorno a tutti, grazie per la presenza, scusate per l'attesa, ma abbiamo accolto i nostri ospiti che hanno viaggiato in treno da Bolzano fino alla nostra stazione di Ancona. Io lascio subito la parola al rappresentante della Proloco, vedo tra noi anche il regionale delle nostre Proloco che saluto e accolgo con piacere la sua presenza. Lascio subito la parola al presidente del UMPLI della provincia di Pesaro Urbino, Damiano Bartoccetti, per presentarci questo evento che dà via all'accordo di collaborazione tra l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Unione delle Proloco. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Francesco Acquaroli per averci messo a disposizione i locali per poter organizzare questo evento che io definirei storico, un accordo importante che da anni che ci stiamo lavorando e che oggi si concretizza nelle sue articolazioni. Ringrazio chiaramente l'assessore Francesco Baldelli per essere qui presente, la giunta e i consiglieri regionali per la grande disponibilità, per il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi per costruire questo grande percorso. Scusatemi se sono un po' emozionato, ma sapete, quando uno arriva a un percorso del genere, dopo mesi e mesi e anni di lavoro, oggi si è veramente emozionati, ma questo è un grande orgoglio, soprattutto per i nostri volontari. Non dobbiamo dimenticarci di ringraziare i nostri volontari, perché noi oggi siamo qui perché c'è un grande gruppo di volontari che lavora, che si impegna sul nostro territorio, se no noi oggi non saremmo qui a rappresentare nulla. E gli ospiti li lascio per ultimi. Vorrei ringraziare la grande disponibilità, permettetemelo di dire, dell'amico Raimondo Orsetti, per il grande lavoro anche di sopportazione che ha nei nostri confronti, nei miei confronti, però un grande lavoro che ha portato tutto l'ufficio a collaborare con il grande progetto del Natale che non ti aspetti. Se oggi siamo qui è anche grazie al grande lavoro certosino che è stato fatto, prezioso, della Regione Marche e dei suoi dipendenti. Oggi inizia un tavolo di lavoro nazionale e per questo rivolgo il mio cordiale benvenuto a nome di tutte le Proloco della rete del Natale che non ti aspetti, al presidente dell'azienda di soggiorno di Bolzano e alla direttrice dell'azienda di soggiorno di Bolzano. Grazie per essere qui, grazie soprattutto per averci permesso negli anni di poter collaborare assieme a voi, di poter aver intrapreso una strada che non era assolutamente facile, perché era in salita, difficile, ma le nostre Proloco, i nostri volontari hanno dimostrato di saper fare tanto, saperlo fare bene con precisione. Noi chiaramente vi ringraziamo e mi permetto, Presidente, di ringraziare in particolar modo la dottoressa Agosti per la grande disponibilità che ha avuto nei nostri confronti negli anni, in questi anni di rapporti che abbiamo costruito nel tempo. Perché siamo partiti, lo dico, con una piccola realtà, con Monbaroccio, e poi da Monbaroccio abbiamo gettato le basi allargandoci, avere delle vedute più ampie e coraggiose. È un accordo che ci consente di collaborare con le realtà turistiche più famose d'Italia. E poi dopo nel video vi presenteremo delle slide dove vi daremo dei numeri, perché sono i numeri che parlano più che le parole. Sono i numeri del successo, i numeri delle presenze in questo territorio. Quindi grazie, grazie veramente di cuore. Oggi abbiamo un pezzo di Bolzano qui nelle nostre Marche e siamo orgogliosi di avervi qui, di ospitarvi e oggi assieme all'assessore che ringrazio, perché quest'idea non voglio dire altro, perché è un'idea che ci sta lavorando l'assessore sul treno, su Ferrovie dello Stato, che diventerà il nostro futuro, il futuro
del turismo, perché noi con una mobilità ecosostenibile potremmo veramente azzeccare quello che stiamo facendo col Natale, ma puntando sempre di più alle presenze numeriche turistiche che possiamo avere nella nostra provincia, nella nostra bellissima regione Marche. Io penso di aver detto tutto, se mi viene in mente poi qualcos'altro lo dirò. Vorrei ringraziare anche il mio consiglio direttivo, i miei più stretti collaboratori. Oggi ce ne abbiamo qui, abbiamo la segretaria Laura, abbiamo Giulia, abbiamo Elisa, abbiamo adesso mi sfugge il nome, l'emozione, Jacopo, scusate. Stiamo, quello che vedete da Bolzano, vedete una collaborazione di volontari. Tutto questo progetto è stato creato da volontari. Poi, grazie alla Regione, che quest'anno ancora di più ha voluto tangibile a questo progetto. Tra l'altro nel bando abbiamo partecipato a un bando e quindi siamo veramente contenti di questo risultato e dei risultati che sicuramente la nostra bellissima regione potrà ottenere. E comunque, per concludere, un ringraziamento lo rivolgo al nostro presidente regionale, che è oggi qui presente con noi, Marco Silla, perché noi siamo formati da un'articolazione, articolazione regionale con le derivazioni dei comitati provinciali. Quindi siamo veramente contenti, perché poi alla fine, o alla fine insomma in itere, ci dirà un pensiero, e siamo veramente soddisfatti di rappresentare un territorio bellissimo, ma soprattutto oggi anche di rappresentare, assessore, concedimelo, la grande volontà dei volontari, perché abbiamo veramente un tessuto di volontari nella nostra regione veramente importante, che ci gratifica sempre di più a fare meglio e a farlo con costanza. Scusate, mi fermo perché sono poi rischio di dire troppo. Io direi che lanciamo un video della nostra bellissima Bolzano, del nostro Alto Adige, delle nostre Dolomiti. Quando andiamo in quei territori, ne parlavamo prima, noi abbiamo mare baciato dalle nostre colline e dalle nostre montagne, ma quando andiamo sulle Dolomiti ci cambiano gli scenari e ci si riempie il cuore di gioia. Allora, vediamola. Bolzano, porta delle Dolomiti e cuore pulsante dell'Alto Adige, è una città vivace, ricca di stimoli e sfaccettature. Qui il nord e il sud si incontrano, la lingua italiana convive con quella tedesca e latina, e l'atmosfera mediterranea si mescola a quella d'Oltralpe, in un affascinante intreccio di lingue e culture, modello di convivenza per l'Europa. L'animato centro storico, con i suoi edifici medievali e barocchi, è un mosaico di colori e dettagli che si affiancano alle linee rigorose ed austere dell'architettura razionalista dei nuovi quartieri, oltre il torrente Talvera. Accanto agli antichi edifici accuratamente conservati, spiccano importanti opere di architettura contemporanea e ampi e rigogliosi spazi verdi, attraversati da 45 km di pista ciclabile che percorrono tutta la città. Una sinergia tra modernità e tradizione, efficienza e attenzione per l'ambiente, che da anni conferisce a Bolzano il titolo di una delle città più vivibili d'Italia. Le vie del centro storico si aprono su Piazza Walter, dedicata al poeta tedesco Walter von der Vogelweide. Con il suo salone di caffè e ristoranti, è il salotto dei bolzanini, dominato dall'imponente Duomo gotico, simbolo della città. Durante il mese di dicembre, la piazza si trasforma in uno degli scenari più suggestivi dell'Alto Adige, il mercatino di Natale, che accoglie ogni anno migliaia di ospiti e incanta bambini di ogni età, rinnovando le tradizioni e la magica atmosfera dell'Avvento.
Via Vortice è il nucleo più antico, da sempre fulcro dell'attività commerciale. I suoi archi in stile tardo gotico sono illuminati dalle vetrine di una sequenza ininterrotta di negozi che offrono prodotti locali e internazionali in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Gli archi da tutto sesto conducono al pittoresco di Piazza delle Erbe, dove il profumo di fiori freschi si confonde con quello delle primizie di frutta e verdura e dei prodotti altoatesini. La varietà e genericità dei prodotti sono i segreti della ricca tradizione gastronomica cittadina, che propone insieme a gustosi e semplici piatti contadini, sapori ricercati ed elaborati, che nascono dall'incontro tra la cucina mediterranea e quella tirolese. Per accompagnare i pasti sulle colline attorno alla città, si coltivano uve pregiate, da cui nascono alcuni tra i più noti e ricercati vini italiani. Primi tra tutti il Santa Maddalena ed il Lagraina. Dopo il tramonto, i locali del centro si riempiono di gente di ogni età, per un aperitivo ai tavolini di un'osteria, un cocktail nella lounge di un elegante albergo, un concerto jazz improvvisato per strada, o una delle numerose iniziative di svago e cultura che ogni sera animano la città. La convivenza di tre gruppi linguistici ha dato un forte impulso alla vita culturale cittadina. Bolzano ospita infatti importanti rassegne internazionali di musica e arte, il Jazz Festival, Bolzano Danza, il Bolzano Festival Bolzen, il concorso Busoni, Transart, Antiqua, ed è a sua volta luogo di creazione e fermento artistico con le sue molteplici stagioni. Le due orchestre sinfoniche, la Haydn e l'orchestra giovanile, e strutture museali all'avanguardia, come il Museo di Scienze Naturali, il Museo Civico, il Museo Mercantile. La struttura in vetro e metallo del Museum ospita importanti collezioni di arte contemporanea. Nel Museo Archeologico, che documenta tutta la storia della provincia, è esposta la famosa mummia di Ötzi, l'uomo dei ghiacci, mentre il National Mountain Museum è dedicato al rapporto tra l'uomo e la montagna. Sede del museo è Castel Firmiano, uno degli antichi castelli che circondano la città, come la rocca di Castel Ravenstein, all'imbocco della Val Sarentino. Castel Mercio, centro convegni a pochi passi dal centro storico. Castel Rondo, il maniero illustrato con il più grande ciclo di affreschi profani del Medioevo. Bolzano è ricca di tesori da scoprire. L'antica chiesa parrocchiale di Gries, che custodisce il crocifisso romanico del 1200, e l'altare gotico di Michael Pacher. La cappella di San Giovanni, nel complesso dei Domenicani, splendidamente ornata di affreschi di scuola giottesca, e la chiesa dei Francescani, con il suo chiostro gotico, oasi di pace. I prati lungo il torrente Tardere, il sentiero di Santo Osvaldo o quello del Mungine, sono luoghi ideali per tranquille passeggiate in città. Poco più a sud, la strada del vino si spinge tra colline coltivate a vigneti e frutteti, fino al tranquillo lago di Caldaro, meta ideale per surfisti, velisti e pescatori. A nord-ovest, lungo l'ariosa Val d'Adige, fino in fondo alla Val Venosta, corre una linea ferroviaria ideale per chi voglia risalire la vallata in treno e percorrere il ritorno in discesa con le biciclette da affittare lungo il percorso, oppure visitare Merano e i giardini botanici di Castel Trautmannsdorf. Sopra la città, un altro storico trenino si arrampica fino alle suggestive piramidi di terra rossa della Renon. Gli alti piani che circondano la città sono meta ideale per gite culinarie e scampagnate in famiglia in ogni stagione. San Genesi, il Colle e il Renon sono facilmente raggiungibili con le tre funivie che salgono velocemente in quota e offrono spettacolari panorami sulla città, le vallate e le Dolomiti. In meno di un'ora è infatti possibile raggiungere le guglie rocciose del Catinaccio e il regno delle Dolomiti, dal 2009 patrimonio dell'umanità, un paradiso per gli amanti delle escursioni, del trekking, dello sci e di tutti gli sport invernali. Bolzano, porta delle Dolomiti, città di incontri e di culture, città d'Europa. Thank you.
Ovviamente sì, vedo qualcuno che vorrebbe applaudire, merita un applauso questo nostro patrimonio dell'umanità. E a chi passare la parola se non al presidente dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, dopo aver visto queste bellissime immagini. Grazie. Per noi è veramente un piacere, un onore siglare questo e formalizzare questo protocollo, questo accordo. Come mi dicevano, da molti anni, ancora che prima io fossi presidente, per cui devo ringraziare particolarmente Damiano Bartocetti e Roberta Agosti, la nostra direttrice, che hanno insistito da una piccola cosa e l'hanno sviluppata. Diciamo che è stato molti anni fa ormai che a Monbaroccio, questo vostro meraviglioso borgo medievale, perché noi abbiamo delle belle cose, ma non scherzate, ecco, in occasione della quale c'è stato il mercatino di Natale, c'è stato il primo embrione di questo che adesso si è sviluppato come accordo, si svilupperà come accordo, e noi ne siamo veramente felici e onorati. E siamo particolarmente colpiti dal lavoro che così grande è svolto dal volontariato, che non è una cosa così scontata. E ringraziamo adesso le strutture pubbliche, no, l'assessore in particolare, che adesso lo cercano di aiutare. E quindi questo che accomuna, perché Bolzano e le Marche, Ancona diciamo, e le Marche, l'Alto Adige e le Marche, perché c'è una comunanza e una fratellanza di intenti, di questo volere a tutti sviluppare a tutti i costi un miglioramento e una, come vogliamo dire, una valorizzazione del territorio, ma non una questione di marketing, proprio una questione sentita, di amore. Ecco, questo è la differenza, no? Ci sono le agenzie, però se non ci sono le persone, se non ci sono, non c'è il fattore umano. Ringrazio tutti, da Marco Sitta, presidente della Proloco, perché qui si parla solo delle Proloco di Pesaro e Urbino, dell'assessore alle infrastrutture qui, Francesco Baldelli, che vi ha accennato qualcosa, vi spiegherà dopo, un progetto nazionale che forse veramente anche a livello di marketing potrebbe aiutare moltissimo le immagini, e il presidente Acquaroli, che ci ha messo a disposizione la cosa, e il direttore Arsetti e la dottoressa direttore del turismo della regione Marche e Marcheggia, ma Marchigiani. Mi hanno istruito questa mattina, non potevo fare una figura migliore, però penso che giusto valore e che veramente tecnicamente poi sanno le cose. Vorrei passare la parola, se mi permette, l'assessore, alla direttrice, la dottoressa Roberta Agosti, che può darvi delle elucidazioni anche sui numeri dei quali stiamo parlando, delle persone che vengono a visitare i nostri. Grazie Presidente, buongiorno anche da parte mia. Guten Tag, herzlich willkommen, una parolina in tedesco la vogliamo dire, visto che insomma, questa particolare unione di italiano e tedesco rende il profilo della città di Bolzano davvero interessante, unico e forse anche per questo motivo attrattivo per il primo approccio che c'è stato fra di noi qualche anno fa oramai. Sono emozionata anch'io che siamo arrivati a questo risultato, perché da una collaborazione molto informale e molto basata anche su una simpatia reciproca per l'impegno, la passione e la dedizione che abbiamo visto nell'organizzazione del mercatino della bellissima località di Monbaroccio. È una collaborazione che è nata e che oggi trova un suo compimento in un atto formale che porterà tantissime novità. La partecipazione di Bolzano a diverse iniziative, sia online per la premiazione dell'albero più bello piuttosto che della
della ricetta più gustosa, nella quale anche noi sfideremo una Hochburg, si direbbe da noi, ma veramente una fortezza della tradizione culinaria regionale italiana, con le nostre specialità del Natale. E questa iniziativa che l'assessore approfondirà, perché la troviamo veramente nella direzione della sostenibilità che noi proponiamo da anni, di una creazione di un collegamento ferroviario fra la vostra regione e il nostro territorio. Ringrazio anch'io tutti per questa opportunità che ci viene data e che sfrutteremo al meglio. Ringrazio per la simpatia, per la collegialità, per la disponibilità che abbiamo sempre ricevuto, ripeto, l'ha già detto il Presidente, e ringrazio anche lui, perché non era scontato che un nuovo Presidente sposasse appieno cose nate e sviluppatesi nel passato, quindi grazie Presidente di aver colto questa occasione di collaborazione, e vi aspettiamo a Bolzano, anzi proprio nel corso di questa chiacchierata. Con uno sguardo, perché ci capiamo molto bene, abbiamo inteso proporre ai volontari, a quelli che ci direte, magari un viaggio di lavoro nei nostri territori per capire come lavoriamo noi, per conoscerci meglio e anche noi capire come fate voi con così tanta forza di volontà a portare avanti dei progetti che per noi invece sono, voglio dire, strutturati con degli uffici che ci lavorano e delle competenze. Naturalmente, collega, se posso chiamarla così, io naturalmente dirigo una piccola struttura locale, lei ha ben altre più ampie competenze, e niente, Bolzano vi aspetta non solo a Natale, anche in altre stagioni, e sempre. Grazie. Sì, c'è il nostro video. Ok. Ora, io direi, prima di passare al video, alle slide dell'Unione del Proloco della provincia di Pesaro, passo la parola al Presidente Silla, che ci onora con la sua presenza, anche perché le Proloco marchigiane saranno una delle parti del progetto che andremo a presentare tra poco. Prego, Marco. Grazie dell'invito, saluto tutti i partner. Io sono un tecnico. E quindi niente, ringrazio la Regione che ci sta vicino in questo anno. Io sono un anno che sono diventato, quindi sono ancora alle prime armi, diciamo. Quindi ecco. E quindi niente, due o tre considerazioni. Prendo spunto da quello che è stato detto. Uno, le cose ben fatte bisogna portarle avanti e migliorarle, perché non c'è mai margine di miglioramento, questo è poco ma sicuro, e di integrazione con tutti gli altri. Due, che è più semplice, che è quello della struttura. Noi volontari ci mettiamo l'anima, lo vediamo con questo progetto, ma con molti altri della Regione, quindi è tutta farina del nostro sacco e genuinità, nel senso che viene dai territori, perché significa che c'è un amore viscerale per i nostri territori. Quindi ecco, quel quid che dicevamo prima, che si mette tra un territorio e qualcosa in più, è quello che danno i volontari. Ecco, su questo, ecco, io sempre metto l'appello, che giustamente la Regione ci sta vicino, speriamo che faccia ancora di più, perché così riusciremo anche noi a avere delle strutture che possano poi fare venire fuori ancora di più quello che sono le nostre bellezze, i nostri territori. Noi abbiamo un bellissimo territorio pari a quelle che sono delle altre regioni italiane. Le Marche, si dice sempre, la regione che racchiude l'Italia in una piccola regione, questo è lo slogan che di solito è usato in qualche anno, ma è perché è vero. Noi siamo qui, a differenza di altre regioni, che possiamo stare a 2000 metri o 1500 metri, guardare il mare, ed al contrario guardare le montagne innevate. Questo penso che sia qualcosa di bellissimo, qualcosa da sfruttare, che però è anche il nostro limite, perché purtroppo ragioniamo un po', prima si ragionava un po' a compartimenti stagni. Speriamo che il futuro sia diverso, nel senso la rete, l'unione,
perché tutti ne possiamo usufruire e come visto nel video, partire da una località, però arrivare a tutte le altre località. Quindi ecco, fare rete, turismo, quindi portare i turisti e a fare, noi facciamo l'accoglienza, però anche la promozione non ci dispiace, insomma, ecco, perché abbiamo anche la possibilità di fare questo. Terza cosa, questa è più semplice, è più allegra. Io vengo d'estate nelle vostre parti, quindi la montagna, non sono venuto mai con gli scarponi da sci, e quindi è bellissima anche d'estate. Ed il bello è quello che è proprio questo, cioè andare a 2.000-1.800 metri e poi passeggiare. Ecco, da noi ancora manca questo grip, però con questo potrebbe essere anche un vantaggio per apprezzare molto bene anche la collina, che è bellissima. Quindi, comunque, grazie del lavoro che fanno i volontari che hanno, il Consiglio Provinciale, il lavoro che fanno in questo comitato e per questo progetto, e tutti gli altri, tutte le Marche, che abbiamo, ci sono tantissimi volontari che si adoperano per questo. Quindi ecco, spero che questa collaborazione sia il seme che poi possa portare a qualcosa di più grande, per una rete più grande della regione, e collaborazioni. Guardare solo alla punta delle scarpe e solo al recinto non fa bene a nessuno. Bisogna sempre allargare e trovare la soluzione, perché è di stimolo per il futuro e per fare cose belle e importanti che agevolano tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie a te, Presidente. Riparto proprio da una tua espressione: le Marche, una regione declinata al plurale che ha una visione unitaria. In questa visione unitaria ha questa volontà e desiderio di essere una regione del centro Italia, che è una catena di trasmissione tra le nostre regioni del sud e le nostre regioni del nord, parliamo di Alto Adige, quindi i nostri confini nazionali, ai quali ci presentiamo con un borgo regione, 25 borghi che a Natale organizzano oltre 100 eventi. Per questo vi do la parola, prima poi di passare al nostro direttore di dipartimento che si occupa di turismo insieme alla dottoressa Marchigiani, do la possibilità a Damiano di raccontarci un po' i numeri degli eventi del Natale che non ti aspetti. Sì. Mai aspettato, è stato il nostro anno, abbiamo vinto, abbiamo pianto di gioia, ma non abbiamo mai smesso di sognare. Per continuare ad emozionarci, vieni nelle Marche a scoprire il Natale che non ti aspetti. Il Natale che non ti aspetti è l'evento del centro Italia. E il Natale che non ti aspetti, l'iniziativa che parte dalle Marche per arrivare a tutta Italia e non solo. Ci spostiamo a Fano. E allora viva il Natale a Fano e viva il dolce all'amore. E nel giorno dell'Epifania noi siamo andati ad Urbania, il paese della Befana. La Befana di Urbania conquista anche le parti.
risposte. Nelle Marche, come ogni anno, è tornata la tradizione dei presepi. Dalla città patrimonio UNESCO di Urbino alla fama romana fino a Pioppico, antica fortezza di Brancaleoni. Andiamo proprio nel paese della Befana, casa della Befana, dove? A Urbania. Siamo ad Urbania, antico borgo del Montefeltro Pesarese. Il campione olimpico del salto in alto a Tokyo, Gianmarco Tamberi, è stato scelto come testimonial per il Natale che non ti aspetti. Cagli si prepara al Natale, dai tradizionali presepi alle mostre d'arte contemporanea. Sono partiti i mercatini natalizi, tanti gli appuntamenti. Siamo stati a Frontone, l'unico mercatino interamente dedicato alle candele. Sarà possibile visitarlo fino al 12 dicembre. Andiamo a candelare. Con la rassegna Il Natale che non ti aspetti, nel Pesarese si entra nel vivo delle festività. Sono stati a Monbaroccio. I mercatini più belli del centro Italia, uniti sotto il brand Il Natale che non ti aspetti, sono un volano turistico regionale in questo periodo natalizio. Auguri a tutti! Volevo commentare, visto che abbiamo le due espressioni dirigenziali della Regione Marche, il dottor Raimondo Orsetti e la dottoressa Marchegiani, che prima, scusatemi, mi sono un attimo, ho avuto un piccolo così rifugio, che hanno seguito dal vivo, e vi voglio commentare, perché sono dati e numeri importanti che un progetto come questo, che destagionalizza, che parte da Candela a Candelara, che è l'unicum progetto a livello nazionale, la festa nazionale della Befana di Urbania, che parte dall'ultimo weekend di novembre al 6 di gennaio, e abbiamo 100 eventi, 25 borghi in festa, 3.200 volontari coinvolti, una presenza stimata, numeri su una ricaduta di 1.200 camper, circa 260.000 presenze, 400 pullman da tutta Italia e un'ospitalità sold out che abbiamo avuto su tutti gli alberghi, cioè tutti gli alberghi della Riviera, tutti i B&B sono tutti pieni di turisti, quindi sono dati che non sono cifre campate in aria, ma sono di biglietti venduti di agenzie di viaggi e tour operator che partecipano agli nostri eventi, quindi parliamo di una destagionalizzazione, soprattutto di un motore economico, penso il più importante e il più forte in questo momento che abbiamo sulla Regione Marche, di catalizzare così tanti turisti da tutta Italia. E l'altra cosa che volevo commentare, 100 uscite sulla stampa periodiche e quotidiani, abbiamo avuto più di 10.000 like in un mese, 20 servizi andati in onda su Rai e Mediaset che hanno promosso il nostro territorio, 20.000 visite nel sito in un mese, 6.000 visite sul sito in una settimana, 22.000 interazioni al post del testimonial di Gianmarco Tamberi. Ecco, Gianmarco Tamberi... cosa? Scusate. Ecco, scusate se poco, sì. Però insomma abbiamo raggiunto numeri veramente da capogiro. Chiudo con ringraziare ancora una volta chiaramente i volontari, perché questi numeri li abbiamo raggiunti, ve lo posso garantire, con i volontari. Grazie Damiano, credo che lo sforzo delle Pro Loco sia evidente. Quando le amministrazioni pubbliche vengono affiancate da volontari che mettono passione, energia, dedizione e gratuità nel proprio operato, l'Italia si fa grande, in questo caso la provincia di Pesaro Urbino e la nostra regione. Perché dico la nostra regione? Perché la presenza del presidente anche regionale delle Pro Loco. Perché quest'anno è comparso sulla scena un testimonial, che non è soltanto un testimonial della nostra regione, ma è un testimonial italiano che ha dato lustro al medagliere olimpico, la medaglia d'oro di salto in alto, Gimbo Tamberi. Ed ecco perché spontaneamente nasce un progetto nazionale tra le star del Natale, tra l'Alto Adige, Bolzano, le Marche e il Natale che non ti aspetti.
Su questo lascio la parola al nostro direttore di dipartimento, il dottor Raimondo Orsetti, che mi permette di ringraziare anche la dottoressa Marchegiani, che è un altro patrimonio della nostra regione, per le sue capacità non solo organizzative, ma anche la capacità di saper proporre iniziative che poi vengono studiate dall'ufficio e vengono realizzate dalla nostra regione. Grazie Raimondo. Grazie Assessore, ma dopo quanto detto è difficile aggiungere altro, anche perché credo che i numeri che il buon Damiano adesso ha illustrato siano estremamente significativi di quel vasto movimento che è nato spontaneo e che si è imposto all'attenzione non solo regionale ma ormai anche nazionale. E credo che lui, Damiano Bartocetti, insieme a Laura Silvestroni siano un po', ecco, il fulcro centrale di tutta questa attività di migliaia di volontari che rappresentano un supplemento d'anima nelle nostre comunità e in quella che noi abbiamo sempre ritenuto essere l'Italia più Italia che altrove, nel senso che se qualcuno mi chiedesse qual è il valore più importante che le Marche possono esprimere anche come bene culturale, io direi sicuramente che è la qualità della vita, nel senso che il vivere borghigiano, il vivere in queste comunità anche piccole ma ancora a dimensione umana, dove il valore delle relazioni è un valore centrale, primario, su cui si basa non solo la convivenza ma anche la prospettiva del vivere, io credo che è stato in questa manifestazione, diciamo, un compendio veramente, veramente importante. E la seconda considerazione che vorrei fare, sempre molto velocemente, è l'obiettivo che strategico, che più con cui ci dobbiamo misurare spesso e volentieri nella programmazione, è sicuramente in ambito turistico quello della destagionalizzazione, nel senso che l'allungamento delle stagioni è diventato ormai un obiettivo categorico che dobbiamo perseguire con tutte le forze possibili. E orbene, in quel periodo che poteva essere apparentemente morto, che va da novembre, come veniva citato, da candela a candelara fino all'Epifania, questa realtà del territorio, che ormai è una realtà estesa, si pone all'attenzione veramente di questo obiettivo come un elemento centrale, dimostrazione delle 260.000 presenze e anche, io credo, dei soggiorni che sono decine e decine di migliaia. E questo io credo che sia un valore da sottolineare e sul quale lavorare. Io spero proprio che anche velocemente si possa arrivare a un Natale che ti aspetti di dimensione marchigiana. Tutte le proloco, in questo saluto il presidente Silla che quest'oggi è tra noi, le proloco rappresentano una realtà sicuramente importantissima della nostra prospettiva regionale, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della valorizzazione locale e dell'organizzazione dei circuiti. E ovviamente quando poi ad iniziative come queste si abbina anche la sapiente e intelligente presenza di personalità politiche come l'assessore Baldelli, io credo che il cerchio chiuda perfettamente, perché tutte queste iniziative hanno bisogno, assessore, di essere accompagnate in modo sapiente e anche con l'intelligenza politica che tu hai messo in tutto questo percorso e che hanno fatto diventare di questo appuntamento uno dei momenti più importanti della nostra attività di promozione turistica e di attrazione turistica. Un saluto infine al presidente e alla direttrice dell'azienda di soggiorno di Bolzano. Noi siamo poca cosa rispetto alla vostra realtà. Quindi con molto sommessamente ci avviciniamo a questo accordo, siamo davvero onorati
di poterlo sottoscrivere, perché per noi rappresenta anche un momento di avvio di una nuova prospettiva, ed è quasi come un esame di maturità, caro Damiano, che hai superato brillantemente. Quindi bravo a te, ai tuoi collaboratori e benvenuti ai nostri graditissimi ospiti. Grazie Raimondo per il tuo contributo. Abbiamo capito, andando a sintetizzare ovviamente il contenuto del protocollo, dell'accordo tra Bolzano, l'Alto Adige, tra l'azienda soggiorno di Bolzano, le nostre Proloco, in cui ovviamente gli enti pubblici partecipano come sostegno alle grandi iniziative del territorio, che queste due iniziative in periodo Covid, con tutte le restrizioni, le attenzioni che gli enti hanno dovuto ovviamente mettere nell'organizzazione degli eventi, vale oltre 500.000 di visitatori. Il che significa, chiedevo poco fa agli amici di Bolzano i numeri reali, quelli marchigiani riconosciamo, a fine pandemia questo progetto nazionale varrà oltre 1.000.000 di presenze, in grado di destagionalizzare il turismo nella nostra regione, in grado, ne parlavo poco fa con la direttrice, di allungare le stagioni sciistiche in montagna in Alto Adige. È questo il valore di questo progetto nazionale, ed è un valore che guarda al futuro non dimenticando le tradizioni e le radici profonde delle nostre tradizioni che hanno creato le nostre comunità, con un valore aggiunto di una zona di confine, quella dell'Alto Adige, che ha saputo con intelligenza unire le diverse lingue di quel territorio e le diverse culture di quel territorio, che si uniscono con quelle di una regione, le tradizioni di una regione, quella marchigiana, che è all'interno di una cinghia di trasmissione che unisce il centro Italia da est ad ovest e da sud a nord. Ecco il valore aggiunto di questo protocollo nazionale, ed ecco la novità, ecco anche l'intuito delle Proloco di Pesaro Urbino, ma delle parole del presidente regionale del Umpli Marche, di contaminare i territori, di rendere quel 1.000.000 di persone, 1.000.000 di persone in grado di conoscere l'Alto Adige, tutte le Marche, non solo la provincia di Pesaro Urbino, dalla bellissima piazza, una delle piazze più belle d'Italia, di Ascoli Piceno, fino ad arrivare al nostro patrimonio dell'umanità, che è la nostra città col capoluogo della provincia di Pesaro Urbino, che è proprio Urbino, con il suo palazzo ducale, con i suoi mattoni, con le sue vie talmente affascinanti da lasciarci, una volta visitate, una parte del nostro cuore. Allora come faremo questo? Uniremo questi due eventi, lo stiamo già studiando, uniremo questi due eventi fisicamente con un mezzo di trasporto sostenibile dedicato al Natale, che guarda anche agli obiettivi nazionali ed europei sulla riduzione delle emissioni di CO2, di viaggi sicuri e rilassanti. Il treno, il Christmas Rail, che farà viaggiare in Italia le tradizioni del Natale, quelle marchigiane, quelle dell'Alto Adige, quelle dei marchigiani verso l'Alto Adige, quello dell'Alto Adige verso la nostra costa, verso il nostro entroterra, verso i nostri bellissimi borghi. Stiamo lavorando a questo. Il treno è stato lo strumento, il mezzo di trasporto che nell'Ottocento ha unito, dall'Ottocento in poi, ha unito la nostra nazione. Oggi noi lo riutilizziamo ricordando quelle tradizioni, le tradizioni attorno ai quali la nostra comunità, la nostra civiltà si è formata, che sono anche quelle espresse dai valori del Natale, guardando al futuro della sostenibilità, del trasporto pubblico locale in sicurezza e di quel trasporto che ci farà conoscere la bellezza delle nostre valli, dei nostri territori, delle nostre province e delle nostre regioni. Proprio per questo
oltre alla firma del protocollo odierno che dà avvio a questo progetto nazionale, lavoreremo con un tavolo di lavoro per estendere il progetto all'Alto Adige, a tutte le Marche e chissà in futuro anche ad altre belle realtà che attraverserà questo treno. Proprio per questo lascio poi la parola, che ha qualcosa da dirci, a Damiano. Scusatemi, mi permetto, perché quando è iniziato il progetto abbiamo iniziato con Paola Marchegiani, con la dottoressa Marchegiani, che ha diciamo all'inizio insieme seguito un po' il percorso, il nascere di questo progetto. Quindi chiederei alla dirigente di portare un saluto. Mi sono permesso di scavalcare tutti, scusatemi, ma mio solito fare anche questo. Quindi chiedo alla dottoressa Marchegiani di venire a portare anche lei un saluto e un suo contributo che lo ha dato nel tempo, ma che ancora lo continuerà, speriamo, a dare. Abbiamo preso in contropiede la dottoressa. Questo è uno scherzo del dottor Rossetti e del presidente Bartoccetti. Sono ristupita di vedere i nostri numeri, è un metodo da cui abbiamo tutto il territorio da imparare. Vediamo di andare avanti facendo cose sempre migliori, quindi ti ringrazio per l'attenzione, ma non c'era assolutamente bisogno. Grazie. Grazie dottoressa. Io direi che siamo arrivati al momento della sottoscrizione dell'intesa, dell'accordo quadro tra l'azienda di soggiorno e le Proloco, quindi chiedo a Damiano e al presidente di sottoscrivere l'accordo.